Salve a tutti, puntata di sgranchimento di voce. E vi ho onorato di domenica. Ebbene sì, oggi è il 7 di marzo e non credo proprio di sbagliarmi. Infatti, ahimè, non mi sveglio, non mi sbaglio. Non mi sveglio, vabbè. Magari. Sì, oddio, so. Vabbè, so. Come si suol dire, detto abbastanza diffuso perché noto che non si dice solo da dove vengo, ma anche qui, qua si usa Andrio e giù invece indietro. Ecco, io sono indietro come le palle del cane, ecco. Può essere palle di qualsiasi animale che cammina in quadrupedia. Lo so, inizio subito alla grande. Invece voi iniziate subito anche voi alla grande, cosa dovete fare ovviamente col dito puntato che sembra molto lo spot di cui ho parlato, cioè se compri una caldaia ti regalo un condizionatore. Bene, io non vi regalo un condizionatore, ma vi regalo, spero pochi minuti e non 260 miliardi di minuti di cazzate. Cui, cosa dovete fare? Ovviamente iscrivervi al canale per ricevere questo omaggio. Anche perché giustamente lo faccio gratuitamente, onorato e gratuito. Cui, anche perché non potrei, anche se fosse monetizzare, perché uso della musica coperta da rivendicazioni. Insomma, vabbè. Io ho scelto così. Sinceramente, me ne frega sta ceppa di cazzo, anche perché io non è che, cioè, per la serie soldi li abbiamo dati per la musica e quindi non capisco per quale cazzo di motivo devo pagare ulteriormente. Ecco, io sto discorso mi sta un po' sui coglioni, sinceramente, ecco, a differenza del discorso fatto. Però ritorniamo a noi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e sotto in descrizione troverete il link dove seguirmi ovunque, in ogni dove, sempre, eccetera, eccetera. E invece, ecco, ritornando al discorso, ma velocemente, insomma, io sta cosa di, cioè, io lo scrivo. Cioè, se voi vedete lo so, è difficile arrivare fino ai titoli di coda, lo so, capisco, però comunque c'è scritto che il pezzo è di e non è mio, ok? Anche perché io non sono un musicista, per cui non potrei mai, anche se fosse, comporre musica, cioè, sono cantato in cori, eccetera, ma comunque. Studiato musica va bene, ma non mi sento un musicista, ecco. Quantomeno non ho fatto composizione, per cui non saprei nemmeno comporre un brano. Vabbè, che in questo paese tanto chiunque basta che prenda una chitarra in mano e diventa maestro, però è grande maestro, maestro di che? Maestro delle frodi, ecco, maestro delle frodi. Dei cazzari, ecco, maestro dei cazzari. Vabbè, maestro è uno che ha studiato per, ma non studiato alla scuoletta degli imbecilli, cioè studiato veramente, cioè fatto tutti gli esami conservatori, eccetera, eccetera. È come se a me mi chiamassero dottore e io non sono laureato, dottore di che? Del buco del culo, come che cantano quando ai neolaureati. Dottore, 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 il buco del culo, ecco, è quello al massimo, ecco, posso essere dottore, il buco del culo, che tra parentesi, per essere un urologo comunque deve aver fatto sempre, proptologo più che altro, vabbè, deve comunque aver conseguito la laurea in medicina, per cui comunque, vabbè, a prescindere da questo, e quindi insomma, cioè, boh, per me è un po', cioè,
io lo scrivo, cioè non è che lo scrivo, non ci guadagno, per cui non capisco perché per di più, cioè io quando metto un brano, per esempio, adesso vabbè, anche quello di Yaya, però anche quello dei Planet, Planet non è un Planet Funk, e quelli sono i dischi, me li compro tutti, cioè quelli dei Planet Funk soprattutto, quelli proprio mi compro anche i dischi, non solo il singolo di quella canzone che mi piace, ma proprio io me li compro tutti perché a me mi piacciono da morire, e oh, è così, cioè quindi non mi venite a dire, insomma, che ah no, perché tu in realtà usi una musica e io lo pago, insomma, e ripeto, perché per esempio, perché non hanno, almeno io non lo so, poi se magari mi spero di essere contraddetto, ma mi pare che per esempio i Visarè non mi sembra che abbiano fatto poi alla fine un disco, se facessero il disco io comprerei molto volentieri, mi piacciono le canzoni, una in particolare l'ho messa tra i preferiti, ma non riesco ad ascoltarla perché sennò vabbè, tutto ruota intorno a Soggiorno, tra parentesi, non riesco proprio a sentirla, cioè nel senso è una pugnalata per me. Probabilmente anche per chi l'ha composta, immagino, come deserto ho visto insomma un retroscena, insomma, dicevo qualcosa che insomma composta un po' mentaccio, ecco, però quella io la trovo meravigliosa, come canzone, se ci fosse il disco comprerei, cioè voglio dire, non è questo che mi impedisce dal farlo, assolutamente, cioè non sono quelli che ah no, ma io non compro, io lo compro anche, che discorso è, però quello che capisco meno è che se io ci facessi un introito, o comunque lo spacciassi per mio, facessi un introito, ecco, già non andiamo bene, perché fare un introito su una cosa che sostanzialmente non dici di chi è, e non ci hai pagato i diritti, ok? Vabbè, e questo non va bene. Non citi nemmeno chi, oppure non fai un introito, ma non dici guarda, la musica non è mia perché io non sono nessuno, ma mettiamo caso anche che fossi un musicista, anche un compositore, però uso la musica di altri, almeno scrivere il nome, anche se non ce ne viene niente, no? No, no, questo per esempio pure non andrebbe bene, ma se io faccio un video non ci guadagno un cazzo, però non devo scrivere il nome, cioè sta roba, però, e ci scrivo il nome, scusatemi, non va bene, perché se io soprattutto poi magari l'ho anche comprato, quindi io ho speso ho speso per avere quella musica, quindi non è che dico io non t'ho pagato, ti sto fregando, no, l'ho preso, dico guarda, uso sta musica come sfondo, come cosa dei miei video in cui io non ci guadagno un cazzo, anzi perdo tempo e basta, probabilmente non capisco per quale motivo non si possa, e tutto il resto, questo mi sta un po' sui coglioni sinceramente, ecco, ripeto, se non ci fosse scritto di chi è quella musica pure, ma se c'è scritto e io non ci guadagno un cazzo, non capisco perché. Vabbè, questo è un po' una cosa, infatti diciamo che comunque c'è la rivendicazione, ma è visibile, e mi verrebbe di grazie al cazzo, ci mancherebbe altro, ecco, però ci sono per esempio dei video della Fornace che sono bloccati per sempre bloccati proprio, eppure sono magari musiche che sono state anche comprate, ma sono buttate là perché tu non lo puoi mettere perché è coperto addirittura d'autore, ma vaffanculo, porca troia, cioè io sto discorso, ripeto, se io non l'ho comprato, ma soprattutto ci faccio un introito, se io ci guadagnassi soldi, oh no, ferma,
insomma, mi pare che sei un po', ecco, ci vuoi un po' lucrare. Ma se tu non ci vuoi, io non ci guadagno niente. Per di più, tutte le volte su tutti i video io metto sui titoli di coda, guardate sta musica è di. Ma che cazzo volete? Questo che mi dà molto fastidio. Ripeto, se io non scrivessi nemmeno chi è, anche se io non ci faccio un introito, comunque non sarebbe corretto. Cioè, a prescindere, non sarebbe corretto. Invece non. Sto fatto mi sta un po' su coglione. Non so per quale motivo sto parlando di questo, ma forse per allungare un po' il brodo, perché diciamo che c'è un punto col quale aprirei, chiuderei subito il punto, che è. Vabbè, diciamo che è molto spintaneo. Come punto, ed è sapete, non ce la faccio. Vabbè, auguri, punto. Con molta probabilità non lo guarda nemmeno. Sono contento, meglio. Auguri, ciao, finito. Non devo spiegare altro. Non devo dire altro, non devo dire perché, non devo dire chi, cosa, basta. Secondo punto. Siamo così. Mannaggia, mi è venuto in mente uno mentre venivo su, perché oggi essendo sabato, sì sabato, oggi essendo sabato, certo, un giorno indietro, oggi essendo domenica, ah ok, va bene. Ieri c'è stato questo festival, l'ultima giornata, e quindi la vittoria del Festival di Sanremo, tra parentesi, chi se ne frega, e più che altro, vabbè, insomma. Adesso stavo vedendo, prima di venire, insomma, a registrare questa puntata, passavano in TV, forse Rai 1, credo fosse. L'intento era il meglio di, ma in realtà sembrava il peggio di. Ecco, un'idea che mi viene con il buon Tom Cease, un'idea di Ono Bandana, per cui caro Tom, cioè. Prendila e buttala, insomma, ecco, cioè, nel senso, come fa, chi è, Mauro Bighino, dice, vado, mia opinione personale, prendete e buttatela via, ecco, più o meno siamo allo stesso livello, per cui, insomma, se io butto là, ma so che, questo potete anche non ascoltarlo, non solo Tom, ma anche tutti gli altri. L'idea potrebbe essere, per eventuali nostre prossime produzioni della Fornace, fare una sorta di il peggio di, che non è il backstage, ma proprio le cose più brutte. Non lo so perché, cioè, sinceramente, quel meglio di sembrava le cose più orrende, che il retroscena più obbrobbiosi, momenti più schifosi che esistano. Sinceramente, mi ha fatto vabbè, era veramente osceno. Per cui, proposta da fare il peggio di, che già basta. Backstage di Terra Bruciata e Vergini delle Rocce, per dire, insomma, che già abbiamo fatto, il peggio di, però, insomma, a parte che qualcosa tipo della prima puntata di Dott Matteo, ci sono dei pezzi, così. Infatti, quel pezzo in cui c'è. Nella sigla in cui c'è Dott Matteo che sghignazza così, quello in realtà è un backstage, diciamo, dietro le quinte, non mi ricordo che rideva dietro qualche battuta fatta, credo, dal buon Tom. E quindi, insomma, già avrei il materiale, ma no, assolutamente non lo uso.
No, vabbè, così. Tanto è tornato qualcuno, sto sentendo. E più che altro, boh, vedevo. Io in realtà non l'ho visto, vabbè, diciamo che mi sembra capire che non mi sono perso nulla. E, diciamo considerazioni, anzi, poi dopo dico l'ultima cosa che ho visto. Allora, considerando che, diciamo, in ottica Eurofestival, tra parentesi toccherà che prendo la sigla, quella lì dell'Eurofestival, che quella è una cosa pubblica, ok? Si può scaricare senza problemi, che ho visto, insomma, che c'è, mi pare sul sito dell'ebook che è possibile, insomma, vedere il bumper. Insomma, comunque la sigletta, quella lì d'apertura della diretta in Eurofestival, toccherebbe che me lo scarico. E mi pare che si possa scaricare, insomma. A suo tempo si poteva, mi ricordo, insomma, quando facevo le dirette, che insomma l'avevo creato ed era fortissimo, e si potrebbe fare, tra parentesi, e diciamo che, tornando al discorso Eurofestival, in ottica Eurofestival, allora, tolto che il 2020 secondo me è stato, diciamo, un bene che non ci sia stato per noi Italia, insomma, perché insomma secondo me avremmo perso anche la strada di casa, secondo me saremmo arrivati ultimissimi proprio alla grande, quella canzone pallosa, però ha i suoi però, nel senso. L'Eurofestival ultimamente devo dire che mi stupisce parecchio, perché di solito vincono sempre queste canzoni Europop alla grande. Il penultimo, perché l'ultimo abbiamo detto non c'è stato, il penultimo, quello a cui ha partecipato la Mahmood, la quel cazzo di Yami, e insomma, per l'appunto ci siamo posizionati secondi con una canzone che secondo me faceva cagare, e ha vinto un'altra canzone che faceva altrettanto cagare, con invece secondo me canzoni molto molto migliori, tra cui paradossalmente c'era quella di San Marino, che poi vogliamo parlare del fatto che San Marino, non capisco perché dopo Valentina, che abbiamo già detto il nome, di cui non mi ricordo come cazzo, Monetta, ora mi è venuto in mente, Valentina Monetta, l'altro giorno mi veniva, a Minetti, Morella, là, non mi veniva il nome, invece ora già me lo sono dimenticato, Monetta, ecco. Non capisco perché, a parte quello, il mio odio, mio Dio, cavolo si chiamavano, quel gruppo, Ledo, non si riesce a trovare dei cantanti sammarinesi, ma si va sempre a cercare non so dove, e sinceramente, a parte che sono arrivato in finale, che insomma non è successo, insomma ci sono... Per carità, non era la prima volta, ma non era nemmeno che viene tutti gli anni. Però devo essere sincero, io trovo molto più bella la canzone di coso, di come cazzo si chiamava? La. Non mi ricordo mo il nome, non mi viene, insomma, il turco, mi viene il turco perché è turco, no, però non mi viene il nome, sapete, e viene Senitta, ma Senitta è quella lì, sempre non italiana, cioè sempre non sammarinese, però ecco, a parte, cioè, io trovo molto più bella quella come canzone, sinceramente. E che dire, cioè, dopo questa vittoria mi ha un po' stupito.
altre che avevo, altre, l'altra, quella prima, vinta da, come si chiama, diciamo, la gnocca 4 stelle, ecco, 5 perché purtroppo per lei, diciamo, anzi 3, scaliamo, ci sono due cose che non andavano bene per avere le 5 stelle, oppure magari 4 stelle ma non 5 superior, super mega, full optional, 4 ruote motrici, eccetera. Della israeliana, che voglio dire, ecco, c'ho ancora impresso il taglio d'occhi, e non solo, cioè, seconda si piazzò, insomma, perché non potevo non farla vincere, perché per carità, era orrenda come canzone, ma insomma, le ha fatte molto più belle, sinceramente. Nel corso della sua non lunghissima, ma comunque nemmeno che ha iniziato a cantare ieri, di carriera, per cui è arrivata quell'altra super mega Europop, per cui insomma, diciamo che mi stupisce, cioè, nel senso, non saprei. Considerando chi c'era secondo, chi è arrivato secondo, e forse anche terzo, sì, non so sinceramente, ammesso che ci sia come si chiama, l'edizione 2021, che tra parentesi non so a sto punto se poi lo faranno, come si chiama, in Olanda, visto che quella del 2020 non si è fatta, non so se sì, insomma, sarà, come dire, se sinceramente questo gruppo di pazzoidi, da quel poco che ho intravisto, no, le moleschine, là, come cazzo si chiamano, i nazischine, come ha scritto, come ha detto, più che scritto, forse, Laurietta Berti, non so sinceramente se non potremmo piazzarci meglio, a parte di Mammut, ma di altri prima di Mammut. Sinceramente non lo so, non lo so, perché questi sembra che siano molto appariscenti, molto cacciaroni anche. E di solito quando fa molto appeal sul pubblico dell'Eurofestival, chiamiamolo così, che poi dietro c'è tutto il casino, lo sappiamo benissimo, ce lo siamo anche già detti, però secondo me qualche speranza potremmo averla. Per carità, le mie previsioni sono purtroppo corrette solo in un campo. Ritornando al primo punto, purtroppo, è che mi piacerebbe anche invece fossero in altri campi, anzi, certe volte vorrei non prenderci, in certi campi vorrei proprio che certe sensazioni, certe cose non portassero a nulla, invece purtroppo portano a qualcosa, e di solito mai robe positive, e questo mi mette molto poco allegria, diciamo così, ecco, e molta ansia, ecco, non so quanto, però per essere segnatevi da qualche parte questa idea, e poi dopo
ammesso che ci sarà l'edizione dell'Eurofestival di quest'anno, in un che vada tra luce e vino come quella del 2020, io penso che stavolta Romeo, direttore di San Marino RTV, penso stavolta si dà fuoco piuttosto, dice ma col cazzo, cioè, ok, e non so, ripeto, quanto non potremmo piazzarci bene, per carità, ho intrasentito qualcosa e piuttosto mi sparo, però se devo dirla in ottica quasi patriottica, e poi vabbè, in certi casi diciamo che il patriottismo non ha nulla a che vedere, ma potrebbe essere che finalmente qualcuno ha cominciato a ragionare, ma, ripeto, molto, che poi tra parentesi è stato comunque, da quello che ho intravisto, comunque tutti questi voti alti e ste robe, in realtà non è stata la giuria la roba, ma dovrebbe essere stato in buona sostanza col televoto e con tutto il resto. Per cui, insomma, mi pare di capire che è più la gente a casa che ha votato in massa questi questa banda di disadattati. Cioè, per cui, insomma, poi alla fine purtroppo è quello. Se, purtroppo la gente è deficiente, ho capito, ma purtroppo è quello. Cioè, è inutile tirar fuori una roba che è bellissima stilisticamente, ma la gente lo fa schifo. Purtroppo, ahimè, questo è il nostro mondo. È inutile che poi dopo gente come Ghisberto, là, come cazzo si chiama, pubblica le robe negative. Ha ragione, per carità, su certe cose, pienamente. Purtroppo questa è la cultura. Ma è anche la cultura di quelli di quella parte politica che tanto invece piace a lui, tra parentesi. Purtroppo è anche tanto colpa loro, perché la cultura che ha fatto una picchiata verso il basso alla grande è anche perché noi no, la nostra cultura l'abbiamo buttata al cesso. Per che cosa? Per prendere quella di altri. Ma noi abbiamo già una cultura nostra, cazzo! Basta! Ma poi prendiamo la cultura di quello stato lì, ok? Che di solito abbreviato con 3 lettere, che dire che quella sia cultura è un ossimoro, è come prendersi per il culo, è come dire che questo è un oggetto animato, ma porca puttana, ma dai, ma che cultura è? E per l'appunto cosa ne esce fuori poi il gesto, e qua concluderei questa voce, scusate, io quando dico che, forse l'avrò detto, ma se non l'ho detto lo dico adesso, quando dico che sono pieno di catarro è per questo, perché io sono naturalmente pieno di catarro, purtroppo. E, per l'appunto, adesso magari non lo so se ne parliamo, che è la cultura della sopraffazione. Vedevo dai commenti, dalle robe, da scritti, post e robe eccetera, inerenti a questo, che sembrerebbe che questo, quando praticamente hanno vinto il festival, poi non ho capito perché festival pare napoletano, che c'entra festival, perché festival, vabbè, non ho capito, gli accenti buttati a cazzo, cioè, così come se la lingua italiana non esistesse, capito, come se fosse anarchica, insomma, uno arriva, ma sì, mettiamo un accento ad minchiam, così, senza un motivo, ma sì, domani dico festival, non lo so, e va benissimo, ecco, ognuno parla come vuole, andare a fanculo, va. Ecco, e sembrerebbe che quando, insomma, questi sono stati proclamati vincitori, lui
non so chi, forse il frontman, immagino, di questo gruppo di pazzi, sembra che si sia sostanzialmente gettato sui fiori, anziché, insomma, cioè, voglio dire, cioè, mi sa tre, dovrebbero essere quattro se non mi ricordo male. Tre sono uomini, voglio dire, lasciano l'unica compagine femminile che avete, e sembra invece si è buttato lui sul coso, sui fiori. Insomma, gesto abbastanza, che dire, cioè. Però questo è bello. Però gente, io vedevo anche altri commenti, ah, quanto è figo lui, quanto è bello. È uno stronzo. Ma è uno stronzo. Però, perché questo è il discorso, che tra parentesi, tanto va sempre a rimbalzare sempre sul primo punto, tra parentesi, che più sei stronzo, più sei testa di cazzo, più sei un grandissimo figlio di puttana, ok? Lo dico proprio francamente, e più sei attraente, più sei meraviglioso. Poi dopo tu puoi dare via che il culo per le tue idee, per chi desideri non per forza fisicamente, ma anche mentalmente, per chi trovi meraviglioso, ma non ti preoccupare, che quella persona se ne sbatterà il cazzo, perché deve correre dietro a teste di cazzo, perché teste di cazzo non si sa perché sono attrattive. Vabbè, finché purtroppo sono, mi accorgo di essere io quello sbagliato, mi accorgo di essere io quello che in un mondo totalmente sbagliato, e per questo io quando vi dico siate teste di cazzo, perché purtroppo le teste di cazzo vanno avanti. Le persone buone, le persone che come ho detto non stanno lì a pensare come inculare l'altro, e non solo fisicamente ma anche per modo di dire, ma anche fisicamente comunque, purtroppo queste vanno avanti, purtroppo Walt Disney, cose di Walt Disney, che tra parentesi erano un antisemita, per cui insomma non mi sembra proprio il massimo, pensare al mondo di Walt Disney, purtroppo il mondo di Walt Disney non è un mondo reale, ahimè e ai voi, purtroppo no, purtroppo bisogna essere testa di cazzo, perché testa di cazzo, e non bisogna star lì la vocina che ti dice ma no, devi aiutare gli altri, no, silenziatela, che tanto vanno avanti solo gli stronzi. E purtroppo me ne sto sempre più rendendo conto, ahimè mi sento di dire che mia nonna ha perfettamente ragione, dire che sto mondo è fatto per gli stronzi, non è fatto per i buoni, per cui così è. E poi soprattutto se andiamo dietro a subculture non nostre, dove per l'appunto ha la meglio sempre solo chi fa soldi, e ovviamente chi è che fa soldi? Ci sono due categorie di persone che fanno soldi, due sole, uno chi ce l'ha e due chi chi calpesta gli altri, chi se ne sbatte i coglioni degli altri, sono rarissime le volte. Ma rare, si contano sulla punta di un dito, non di una mano, sulla punta di un dito, le persone con tanti soldi che non hanno frodato il fisco, che non hanno ingannato qualcosa, che non hanno fatto qualche roba illecita, eccetera eccetera, si contano sulla punta di un dito.
E questa è la cultura che noi andiamo ci hanno importato e noi abbiamo accolto ormai. Questa è. Che nella vita bisogna fare tanti soldi, bisogna sempre insertare, o sempre comunque, bisogna cambiare continuamente, usa e getta, anche i sentimenti, soprattutto i sentimenti, ammesso che ci siano, vedi, terrazza sentimento, dove sono i sentimenti? Sentimenti, sentimenti. Adesso mi servi, poi appena non mi servi più, o appena il gioco è bello quando dura poco, così anche con le persone, ecco. Basta. Poi via, bisogna cambiare, bisogna andare avanti. Vabbè. Oggi è una giornatina diversamente bella. E a proposito di giornatina diversamente bella, domani, oltre al fatto che io sono smart schifo, come ho già detto, ma domani soprattutto che cosa inizia? Inizia lunedì dopo film, per cui mi raccomando, da lunedì 8, lo so che questa puntata andrà in onda dopo, per cui ahimè ve lo siete perso se non l'avete visto, però ricordatevi che dai prossimi lunedì sintonizzatevi sulla Fornace TV alle ore 9:15, saremo iper precisi. No vabbè, iper no, non esageriamo, dai, però nel senso, dai, se è alle 9:15 non iniziamo alle 9:20, ecco, quello ok. E 9:15 iniziano questi documentari, di cui pagati tra parentesi, per cui non sto rubando nulla, bellissimi. Fine, bellissimi, vi dico solo che sono bellissimi, uno meglio dell'altro, e non lo dico perché l'ho scelto io, ma vi dico che sono veramente belli, cioè sono robe anche premiati, cioè non sono robetta, non sono cose underground, proprio cose che circolano nel dark web, eccetera, cioè sono veramente documentari che hanno partecipato anche a vari festival, insomma, hanno anche di qualcuno, non tutti, però insomma, diciamo una buona maggioranza, c'è anche riscosso dei premi notevoli, per cui insomma, cioè, stiamo parlando insomma di bellissimi lavori, e quindi vi invito a guardarlo, ovviamente lo metterò prima TV perché qualcuno è andato effettivamente in onda, per cui non lo so sinceramente, cioè non è che sto lì a vedere quale è andato in onda e quale no, e quindi basta, e quindi questo. Vediamo un attimo se mi ricordo cose. E sì, quindi insomma lunedì sintonizzatevi alle 9:15 di sera, ovviamente non di mattina. Mattina vi vedete se, terra bruciata alle 9:15, mentre invece alle 21:15 vi vedete ovviamente di lunedì, perché sennò altrimenti si chiamava martedì docufilm e basta, la Fornace docufilm, che ne so, invece è lunedì docufilm proprio perché viene di lunedì, quindi lunedì docufilm. E, alle ore 9:15, 21:15 ora di fuso orario di Roma e quindi siateci, che volevo dire, ah sì, che da lunedì invece purtroppo, cosa invece negativa, prima la carota, poi la bastonata, e la bastonata consiste nel fatto che anche qua in Veneto, ma in Umbria credo che già stavano in zona arancione da un pezzo, e anche qua in Veneto scatta zona arancione, per cui ahimè oggi è stata l'ultima giornata da zona gialla, e per cui da circolazione più o meno libera all'interno della regione. Infatti ne abbiamo approfittato per fare anche delle compere, cioè anche comprare cose,
però anche un po' per sgranchire le gambe, quindi siamo andati in piazza con la mia compagna. E a parte che, tra parentesi, vabbè, l'abbiamo fatto anche, cioè in realtà non per forza, però vabbè, abbiamo testato anche il funzionamento di questo cazzo di telepass, perché dice, beh, addirittura avete preso l'autostrada. No, non abbiamo preso l'autostrada, ma serve anche per pagare dei biglietti laddove c'è la possibilità di pagare col telepass, e l'abbiamo fatto. E volevo vedere infatti se già mi avevano scalato cose, ma pare anche di no, o almeno ci sta mettendo un secolo, chissà. Può essere. Ah, e che poi ieri ci ho messo 20 anni per trovare quella cosa di cui finiva. Si vedete, no? Non me lo fa vedere, cattivo, perfido, non lo so, sta di fatto che non me lo fa vedere ancora, devo dire che è abbastanza lentino, però la sbarra si è alzata qui, insomma, credo che me lo faranno, spero che me la addebiteranno sti soldi. E sta di fatto, insomma, abbiamo visto anche sta roba. Dicevo ieri, velocissimo, non riuscivo a trovare quel comunicato della roba, perché in realtà era questo telefono che sto utilizzando su cui avevo trovato quel comunicato e le motivazioni eccetera, quindi ovviamente su quest'altro non l'avrei mai trovato, perché cioè, avrei trovato difficoltà a trovare la stessa identica pagina in cui c'erano le motivazioni. Quindi ecco, vi chiedo scusa, ieri ho messo un quarto d'ora per trovare quella pagina, per trovare le motivazioni, insomma l'elenco che avevo visto, poi alla fine non l'ho trovato quello proprio preciso, però insomma ho trovato uno simile, un comunicato di non so quale sindacato, qualche cosa, per cui vabbè, andava bene comunque, però in realtà non era proprio quello che avevo visto. E perché? Perché stavo utilizzando quest'altro telefono, ma o registro o guardo le robe, insomma non posso fare due cose contemporaneamente su questo. E velocemente, perché vi introduco questa cosa oltre al fatto che Tervas funziona, che praticamente eravamo insomma in giro, per carità, tanta gente, anche perché comunque cioè giri con tanta gente che negozi erano chiusi o stavano lì per chiudere, per cui diciamo non ha senso e va bene. Più che altro vedevamo un sacco di ragazzetti, ma tanti, che stavano lì che facevano comunella, una attaccata all'altro. Io capisco, dicevo vabbè, anche la mia compagna diceva vabbè, ma stanno all'aperto, capito, stanno all'aperto, ma non vi abbracciate, non vi state attaccati così, anche se state all'aperto, no, ma cosa non è chiaro? Io mi domando cosa cazzo non è chiaro del fatto di stare a distanza, sei all'aperto, sei vicino, sei al chiuso, ma stai a distanza, che ti cambia? Cazzo ti cambia? Ma perché devi stare lì a sbraccicare qualcuno? A tutti i costi? Ma la socialità è anche stare un tot di centimetri l'uno dall'altro. Dall'altro, forse, non dall'altro. Dall'altro. Ma un tot di centimetri, non due. Cioè, più di 30 per dirti. 30 centimetri è poco più di così, eh? Non è che stavamo a parlare di chilometri, così è, saranno 20, aggiungeteci altri 10 centimetri, sarà una roba tipo così, scusatemi, lo so che non riesco a rappresentarlo, non ho le dita di Gianni Morandi, però insomma, sì, perché c'ha una manona, e c'ha una mano che fa provincia, e voglio dire, cioè, stiamo parlando ecco di una mano di Gianni Morandi come larghezza,
Non è che stavamo a parlare di chissà quanto, no, loro no, loro tutti sbraccicati, tutto uno, sì, ciao, mua. Io dico, ma cosa non avete chiaro? Ma soprattutto a me, a quelli lì che dicono no, ma i giovani, colloquio con i giovani, no, a parte questo, cioè, come si fa a avere fiducia nelle nuove generazioni quando vedi sta roba? Ma cosa non è chiaro? Quando vedi gente che sta lì, adesso si chiude, si mandate a fanculo. Per colpa vostra, porca puttana! Per colpa vostra, di gente come voi che non capisce un cazzo! Non capite un cazzo! Non capite un cazzo! Ok? Perché io posso stare anche con la persona, perché qualcuno dirà, ma magari sono conviventi. Ah sì, che vivono in cinque tutti assieme, non credo. Non credo. Anche, e poi soprattutto se sei convivente con una persona che sta lì e te la sbaciucchi, non penso proprio. Per cui non mi state a dire che questi sono conviventi, perché non sono conviventi un cazzo. Ecco, cioè, voglio dire, stavamo a distanza io e la mia compagna, quasi. E questi che dormiamo assieme, voglio dire, cioè, ma che cazzo mi venite a dire? Questi non hanno ancora capito che devono stare a distanza, ma non tanto perché loro magari hanno il virus o loro si infettano, magari, mi verrebbe a dire, magari, e non me ne frega un cazzo e voi mi dite che sei uno stronzo, perché come ho detto prima, purtroppo vanno avanti solo gli stronzi, per cui io mi adeguo, ok? Io sono stronzo il doppio, che mi sono rotto le palle di essere buono, sono proprio rotto i coglioni. Ok? Perché l'ho sempre preso nel culo essere buono, adesso mi sono rotto le palle, adesso un culo io. Oh, ecco, scusatemi lo sfogo. Ecco, che poi il problema è questo, che poi dopo ci ripenso invece di andare dritto per la strada intrapresa. Cosa non vi è chiaro? Cosa cazzo non mi è chiaro? Il problema è che poi dopo non posso essere io andare là e dargli una bastonata. Io vi dovete sciacquare dalle palle, dovete stare a distanza, non potete stare a casa perché sgranchezze, e ci può anche stare, va bene, ma statevene a distanza, soprattutto se vi incontrate non vi dovete stare lì, sì che bello che sei, cioè che bello che sei, una sega, porca troia. Ma statene a distanza, io ultimamente infatti, quando saluto le persone, ma le saluto così, da lontano. Proprio per non rischiare, perché? Perché magari a me non mi succede niente, e poi non lo so, perché se a me mi succede, mi chiappa anche sto virus, con tutto il muco che ho, una produzione di muco infinita, non lo so sinceramente quanto si mette bene per il sottoscritto, magari no, però insomma... La mia compagna, può essere che magari anche a lei non succede niente di grave, però veramente se oggi sono più luminoso del normale, boh, strano. Ma per esempio, sua zia, che c'ha anni, non lo so sinceramente quanto, e sinceramente detto fra noi non è proprio esattamente manco magrissima, non lo so quanto non sia pericoloso, visto che sto virus pare che, soprattutto quando sei là con gli anni e non sei esattamente un fuscellino, non sia proprio un gingillo. Per cui non capisco perché cazzo. Ma poi soprattutto questi magari sono i primi che si lamentano e poi li vedi e fanno ste robe, ma sei coglione. E purtroppo perché? Perché riassumendo tutto quanto, cos'è? Purtroppo abbiamo importato la cultura del testa di cazzo. Ecco, più sei testa di cazzo, più sei amato, più sei ben voluto, più sei attraente e più purtroppo te ne sbatti i coglioni delle leggi. E più te ne sbatti i coglioni anche del buon senso, non solo delle leggi, perché questo è anche buon senso. Perché se per un attimo, se per un tot anche di anni, a quella persona, anziché sbaciucchiartela,
gli stai a distanza, ma non la incontri più, ma gli stai a distanza. Non penso che muoia qualcuno, non penso che di punto in bianco finisce che quella persona non c'è più socialità. Tra parentesi, se tu vai all'estero, noi italiani non ci sopportano anche per questo discorso di toccarci continuamente. Ma se per una volta non tocchi una persona, cazzo, va anche meglio. Sei anche meno fastidioso. Tra parentesi, io sono uno che tocca continuamente. Ne sa qualcuno. Ecco. Infatti, diciamo che non è semplice, però... Però così è. Però, meglio lamentarsi, vero? Bravo. Tanto la colpa è sempre di altri, non è mai dei vostri, non è mai vostra. La colpa non è mai vostra, la colpa è sempre di altri, che sono tutti cattivi. Non voi che siete teste di cazzo. Però io sono testa di cazzo incredibile e per cui insomma denuncio ste robe. Noi invece ci direi di salutarci, domani già l'ho detto cosa succede, ma domani soprattutto cosa c'è? Domani è la festa, la giornata e poi delle discriminazioni, ma non era una volta, non era la festa delle donne. E vabbè, giornata internazionale delle donne, anzi, un po' la festa. Vabbè. Ma adesso ho visto che la Rai ha preso a fare come la Mediaset, a fare Rai 1 e al centro delle cose noi amiamo le donne, Mediaset amate le donne, ma va via, va, porca puttana, mi fate ridere, e come noi amiamo la cultura, vabbè. E però inizia lunedì docufilm e c'è il mega sciopero e sarà tutto da ridere. E noi ci salutiamo invece e ci vediamo alla prossima puntata.